Allarga il luogo della tua tenda. Si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio. Allunga i tuoi cordoni, rafforza i tuoi picchetti. Amen. Care sorelle, cari fratelli, care amiche e amici, che siate soli o in compagnia, che vi sentiate deboli o in piena forma, bentrovati a questo momento di incontro con la parola, di canto, di preghiera. Oggi è una domenica particolare. Nelle nostre chiese è la domenica della Sevà, la comunità di chiese in missione, un'organizzazione di 35 chiese sparse per tutto il mondo, in particolare francofone, che quest'anno compie 50 anni e che vuole condividere, testimoniare e agire insieme come appartenenti alla Chiesa universale. E si basa sull'idea che tutti siamo missionari le une verso gli altri. Allarghiamo quindi il luogo della nostra tenda, come dice il profeta Isaia, e lasciamoci guidare da questo culto. Leggiamo dal Salmo 81. Cantate con gioia a Dio, nostra forza. Mandate grida di esultanza al Dio di Giacobbe. Intonate un salmo e fate risuonare il tamburello, l'arpa melodiosa insieme alla cetra. Suonate la tromba alla luna nuova, alla luna piena, al giorno della nostra festa, poiché questo è uno statuto per Israele, una legge del Dio di Giacobbe. Egli lo stabilì come una testimonianza di Giuseppe, quando uscì contro il paese d'Egitto. Io udii allora un linguaggio che non conoscevo. O Israele, io ho sottratto le tue spalle e i pesi, le tue mani han lasciato le ceste. Nell'angoscia gridasti a me e io ti liberai. Ti risposi nascosto in mezzo ai tuoni, ti misi alla prova presso le acque di Meriba. Io nutrirei Israele con fior di frumento e lo sazierei di miele che stilla dalla roccia. Ci raccogliamo in preghiera. Signore e Padre nostro, con esultanza oggi vogliamo lodarti insieme. Da più parti del mondo vorremmo insieme suonare i tuoi strumenti e lodare il tuo santo nome. Da tante parti del mondo giungiamo ad incontrarci, a sperare, a sostenerci nel tuo nome. Sia la tua gioia a guidarci, sia il tuo canto a spronarci, sia la tua melodia a renderci uniti e unite. Che sia un giorno di festa quello nel tuo nome, che sia l'allegrezza a prevalere quando ti preghiamo. Vieni in nostro soccorso, affinché le nostre parole siano sempre di speranza, di gioia ed amore. Amen. Leggiamo dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 2, i versetti da 1 a 11.
Tre giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: Non hanno più vino. E Gesù le disse: Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servitori: Fate tutto quello che vi dirà. C'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro: Riempite d'acqua i recipienti. Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: Adesso attingetene e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua, che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma lo sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: Ognuno serve prima il vino buono, e quando si è bevuto abbondantemente, il meno buono. Tu, invece, hai tenuto il vino buono fino ad ora. Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Le nozze di Cana. Secondo l'Evangelista Giovanni, è proprio in questa occasione che avviene la prima apparizione pubblica di Gesù, l'inizio del suo ministero, la prima manifestazione della sua provenienza divina avviene in un villaggetto della Galilea, lontano da Gerusalemme, lontano dal Tempio. Siamo ad una festa di matrimonio. E queste feste duravano per molti giorni. Erano un evento sociale molto importante dove si ritrovavano amici, parenti, molti dei quali venivano anche da lontano. Ad un certo punto, nel pieno dei festeggiamenti, il vino finisce. Non sappiamo esattamente perché. A voler essere precisi, la cosa sembra anche piuttosto strana, perché è difficile pensare che gli organizzatori non avessero calcolata bene, o che fossero arrivate più persone del previsto, o che gli invitati avessero alzato troppo il gomito. Erano tutti aspetti molto prevedibili. Quindi si tratta forse solo di un espediente per dirci qualche cos'altro, e cioè che qui c'è una festa a rischio. Non c'è più vino e Gesù con il suo intervento la fa proseguire. Questa festa. Che Gesù si occupi di questo fatto suona un po' strano, anzi può anche lasciarci interdetti. È semplicemente finito il vino. Era proprio necessario? Dov'è l'urgenza? Non ci sono ammalati da guarire, morti da resuscitare, posseduti da salvare, affamati da nutrire. No, è semplicemente finito il vino e il primo dei segni che Gesù compie è quello di trasformare l'acqua nella benzina per una festa. Perché queste energie sprecate per occuparsi di chi stava festeggiando? Quanti poveri, bisognosi, afflitti avrebbero giovato di una piccola parte di quella potenza? Perché Dio spreca il suo potere e si preoccupa di questa festa? Non parliamo poi di che cosa ci può provocare pensando ai rischi legati all'uso eccessivo di alcol, l'uso sempre maggiore anche fra i più giovani. Finisce la festa? E chi se ne importa? Anzi, forse è meglio così. Le feste possono anche avere brutte conseguenze, possono distrarre, possono far dimenticare ciò che è giusto, ciò che è sano, ciò che è corretto fare. Ma Giovanni ci dice che Gesù inaugura il suo ministero in questo modo. Apre la manifestazione di Dio seduto ad un banchetto, intento a far ripartire una festa interrotta. Ma anche attento però che questo gesto non sia inteso in maniera semplicistica, come se fosse la sola cosa che è venuto a fare. Non è ancora compiuta la mia ora, dice. C'è ancora molta strada da fare, questo non è che l'inizio, questo segno è la chiave di lettura di tutto il resto. Ma comunque è l'inizio. E allora il messaggio da prendere sul serio è: la festa non è secondaria. La gioia che viene dallo stare insieme, dal festeggiare, dal rallegrarsi per una buona notizia, è esattamente ciò che dovremmo provare
quando ci avviciniamo a Dio, quando Dio mi incontra, quando ci riuniamo nel nome di Dio. Il discorso non è tanto fate festa ogni tanto perché fa bene, ma ricordate che Dio e festa vanno insieme. Chi conosce la Sevà, questa comunità di chiese in missione, questa cosa io penso che l'abbia vissuta. Forse anche per questo è così difficile descrivere che cos'è la Sevà, perché bisogna viverla, partecipare, sperimentarla, come avviene per tante altre cose. Le occasioni di incontro della Sevà sono veramente una festa, nel senso più profondo, la gioia che proviene dal sapere che sono parte di un progetto più grande di me, che ho fratelli e sorelle in ogni angolo della terra e che in Gesù noi abbiamo insieme la possibilità di partecipare alla nuova creazione di Dio. Quanta festa viviamo nella nostra fede personale? È o non è la festa quell'elemento che ci accompagna lungo la nostra vita spirituale, nella preghiera, nella lettura, nell'ascolto, nel canto, nell'azione? E quale spazio ha la festa nella Chiesa, nelle comunità? Sappiamo incontrare Dio con serietà e con gioia allo stesso tempo? Nel mondo di allora, che Giovanni ci descrive, come in quello di oggi, Gesù inizia dicendo: la vita con Dio è una festa. Non uno sballo o un appuntamento del fine settimana, ma una festa. E questo non vuol dire che incontrare Dio non possa essere anche difficile, doloroso, profondo o altro, ma significa che la volontà di Dio per noi è di creare qualcosa di bello, di piacevole, qualcosa che ristora, che rigenera, che mette in relazione, che dona allegria. Cana è un simbolo, il simbolo di come la festa e la gioia siano una cosa importante per la nostra vita, il simbolo di come Dio ci invita ad una festa, dove gli ingredienti sono la felicità, la libertà e sì, anche un po' di ubriachezza, nel senso della possibilità di liberarsi dalle autolimitazioni che non sono utili. La festa è il segno della grazia, dell'abbondanza, della generosità, ovvero tutto l'opposto dell'accumulazione, del controllo, della limitazione. La festa ci porta in un tempo e in uno spazio differente, dove rifocillarsi, essere ricreati, lontano da problemi e da carenze. Dio non vuole per nessuno una vita di monotonia, di paura, di austerità o di severità. La festa mancata, la festa interrotta, la festa rimasta a metà non è possibile per Gesù. Gesù prende ciò che è ordinario in quel contesto e lo trasforma nell'ingrediente della festa che mancava. Perché se non sei capace anche di festeggiare, non va bene. Bisogna rimediare, perché potresti non capire quello che Dio in Gesù ti sta per raccontare. E allora qual è il nostro vino? Qual è il vino che mi manca? Qual è il vino che ci è finito nelle nostre vite, nella nostra Chiesa? Questa è la domanda che lascio alla nostra riflessione, chiedendo a Dio di ricordarci sempre che ciascuno e ciascuna di noi è invitato a fare festa con Lui. Amen. Gesù Azaria wa, Gesù Azaria wa, Gesù Azaria wa, na liso. Gesù Azaria wa, Gesù Azaria wa, Gesù Azaria wa, na liso. Na todo. Alleluia, 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 na Gesù. Alleluia, 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 na
Ringraziamo che ci hai creati e create capaci di festeggiare. Ti ringraziamo perché ci hai donato la gioia, la capacità di banchettare, di cantare insieme, di danzare. Ti ringraziamo perché ci hai create diverse le une dagli altri, capaci di mettere insieme elementi diversi perché la festa sia più gioiosa. Ti chiediamo di darci la capacità di festeggiare senza dimenticare il dolore, ma senza che il dolore ci impedisca di gioire. Dacci la capacità di festeggiare includendo ogni persona, ogni gruppo, almeno idealmente nella nostra festa. Dacci soprattutto, Signore, la capacità di festeggiare insieme a te, sentendo la tua presenza, la tua gioia. Tutto questo in attesa della grande festa che tu prepari per noi. Ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo, che ha passato molto tempo a festeggiare con i suoi discepoli e le sue discepole e tante altre persone, annunciando la festa finale alla quale lo incontreremo. Amen. Signore, ti preghiamo oggi per la tua Chiesa ai quattro angoli della terra. Riempila di uno spirito di servizio, di semplicità e di fedeltà. Ti preghiamo per coloro che soffrono a causa della povertà e per coloro che si perdono nella ricchezza. Ti preghiamo per coloro che sono malati perché non hanno da mangiare e per coloro che sono malati perché mangiano troppo. Ti preghiamo per coloro che prendono la vita troppo alla leggera e per coloro che piangono sulla miseria degli altri e delle altre. Ti preghiamo per coloro che sentono troppa sicurezza e per coloro che vivono nell'emarginazione e nel disprezzo. Dà a ciascuno e a ciascuna di noi un cuore semplice e fedele, che sappia commuoversi, che sappia indignarsi, che sappia accoglierti e accogliere chi metti sulla nostra strada. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Signore, la tua benedizione sia sopra di noi, entri in ogni piega della nostra vita, curi le nostre ferite, rafforzi la nostra capacità di riconoscerti, di ascoltarti e di fare festa con te. Apri i nostri occhi quando non vogliono vedere, cura le nostre orecchie quando pensiamo che gli altri siano muti e rendi forte e chiara ogni voce che si alza per denunciare, per liberare, per testimoniare la tua giustizia e il tuo amore. Amen.
je t'envoie à la rencontre de ton voisin. Va, je t'envoie, dis-lui qui les détient. Va, je t'envoie à la rencontre de ton prochain. Va, je t'envoie pour lui vendre la main. Avec la femme samaritaine, avec l'aveugle né, l'officier romain Étienne, et même Zachée, j'étais jamais là en vain pour les rencontrer, tous les rencontrer. Va, je t'envoie à la rencontre de ton voisin. Va, je t'envoie, dis-lui qui les détient. Va, je t'envoie à la rencontre de ton prochain. Va, je t'envoie pour lui prendre la main. Cancer, lèpre ou sida, y a-t-il une priorité? Vin jaune, blanc ou rouge, ai-je une couleur préférée? Si je suis venu mourir, c'était pour l'humanité. Toute l'humanité. Va, je t'envoie à la rencontre de ton voisin. Va, je t'envoie, dis-lui qui les détient. Va, je t'envoie à la rencontre de ton prochain. Va, je t'envoie pour lui prendre la main. Wow.